Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati come ogni mercoledì mattina su Radio Padania Libera. Do subito il numero di telefono per intervenire in diretta, che sono 02 66 20 35 29. Lo ripeto, 02 66 20 35 29 e gli sms al 346 64 277 56, che sono due modi per tenerci in diretta e per chiacchierare con voi da casa come ogni momento del giorno e della notte. Oggi è un po' strana questa cosa, perché io che faccio radio così per diletto, anche se da un po' di anni che lo faccio, interviste con lui e rifletto un po' sui temi del momento. Intervisto Fabio Massa, direttore di Affari Italiani Milano. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. E soprattutto, intanto ti faccio una domanda, diciamo così, un po' fuori dal coro, anche rispetto un po' dei temi che voglio trattare con te oggi, che sono questo convegno di due giorni che organizzi, che organizzate alle Stelline lunedì e martedì prossimo, che vedranno la presenza di tanti big della politica nazionale, a partire da Matteo Salvini. E quindi poi lo diremo lunedì mattina, 19 novembre alle 11.30, al centro congressi delle Stelline ci saranno Matteo Salvini, Attilio Fontana, Massimiliano Federica, ma su questo torniamo dopo. E ti faccio una domanda, caro Fabio: in che stato di salute vedi il governo e in particolare la Lega? Allora, io sono uno di quelli che non pensa che il governo cadrà dopo le europee, non penso che il governo cadrà prima di 5 anni, e sullo stato di salute della Lega è buono, sicuramente sarà ottimo se riuscirà a mitigare o addirittura impedire il reddito di cittadinanza buttato lì urbi e torbi, come si dice, no? Se riuscirà a mitigare quella misura, che è una misura che la Lega in un certo senso deve un po' subire, perché è nel patto di governo, ma non è una cosa del programma elettorale della Lega. Ecco, se riuscirà a fare questo, e so che ci stiamo lavorando, allora il futuro della Lega, che attualmente ha un stato di salute buono, diventerà ottimo. Senti, sto leggendo la pagina di Affari Italiani Milano, quindi si fa su Affari Italiani, poi / Milano, eccetera, c'è il tema dei treni, però voglio farti una domanda che è di politica non soltanto nazionale, regionale o locale, ma addirittura nazionale, che è il tema delle Olimpiadi a Milano, in Lombardia e poi anche in Veneto. Dammi un commento generale sulla vicenda e su quello che potrebbero essere le ricadute a Milano di questo grande evento. Allora, le ricadute sono sicuramente buone, nel senso che, allora, iniziamo a dire che c'è molto probabilmente, ovviamente puoi fare tutti i gesti scaramantici che vuoi, li faccio anche io, molto probabilmente Milano e Cortina riusciranno ad avere le Olimpiadi, poiché i competitor sono tre, di fatto, c'è appunto l'Italia, Milano, Calgary e quindi in Canada, e poi Stoccolma. È anche vero che Stoccolma è candidata alle Olimpiadi di prima, quindi diciamo che se si aggiudica le une non può aggiudicarsi le altre. Calgary deve fare un iter istituzionale, un piccolo referendum, una cosa del genere, per i fondi, e soprattutto il CIO non vuole che le Olimpiadi vadano in America un'altra volta, quindi probabilmente Milano ha buone chance. Cosa vuol dire per Milano? Beh, vuol dire tanto. Pensate per esempio che intere zone che devono essere riqualificate come gli scali ferroviari potrebbero essere interessati fin da subito a realizzazioni di tipo sportivo. Penso al Villaggio Olimpico, nello scalo di Porta Romana. Pensate che se, anche qui è una sfida però col governo, se il governo sarà convinto della bontà delle Olimpiadi, la Valtellina potrà finalmente essere collegata in maniera più decente di quanto non lo sia collegata adesso, è un po' staccata, diciamo, certo, dal capoluogo. E questa roba qui è una roba importante, perché poi parliamoci chiaro, sulle infrastrutture c'è poco da aspettare, bisogna farle, ecco. E questa è un'altra cosa, ecco, che so di dirti prima sullo stato di salute della Lega. Lo stato di salute della Lega è buono, sarà ottima questa salute se riuscirà a imporre la sua predilezione per le opere contro magari un alleato di governo che sulle grandi opere, perché tante, Emiliano Torino, no, dove avete manifestato per la TAV, sì alla TAV, mentre insomma l'Appennino era no, è no TAV, quindi ci sono un po' di cose da sminare, però attualmente la forza che Salvini ha nei sondaggi, non solo, aiuta a intraprendere un discorso di mediazione con gli alleati di governo. E allora, per chiamare da casa e per chiedere a me, ma soprattutto a Fabio Massa, direttore di Affari Italiani Milano, un po'
magari che cosa ne pensiamo della Lega, di questo momento, di quello che sta succedendo a Roma, dello sgombero di questo centro per immigrati che c'è stato proprio ieri a Roma per volontà del ministro Salvini. Entriamo un po' al motivo, al merito della scelta di averti come ospite oggi, che è il programma di questo convegno IDN 2018, chiedo scusa, mi piace molto il sottotitolo, persone che hanno qualcosa da dire, 19-20 novembre 2018 presso la Fondazione Stellini in Corso Magenta 61 Milano, che è vicino a Cadorna, quindi saremo con i mezzi, ma se andate sulla pagina di Affari Italiani Milano trovate il programma completo, c'è un banner che rimanda. Però a te chiedo, Fabio, visto che sei un po' la mente di questa due giorni di convegno molto interessante, perché le persone che hanno qualcosa da dire, sulla base di che cosa avete le avete scelte, insomma, raccontaci un po' cosa succede. Allora, questa qui è la seconda edizione di una rassegna, tra l'altro la quale tu hai partecipato l'anno scorso e parteciperai anche quest'anno, anche tu. È vero, con un'altra veste, è vero. Vabbè, però conosci bene l'argomento, però lo spieghiamo. Secondo noi a Milano mancava un posto che non fosse connotato politicamente, cioè questa non è la festa dell'Unità o la festa di Forza Italia o la festa della Lega, tutte cose assolutamente importanti, però mancava un posto terzo nel quale persone che hanno qualcosa da dire, perché se non hai niente da dire è inutile che vieni, e qualcosa da dire di sensato è ovvio, perché cavolate se ne sentono più troppe, qualcosa che ha qualcosa da dire su temi importanti per l'Italia. Quindi abbiamo deciso che questa edizione di quest'anno sarebbe stata dedicata all'Europa, ok? L'Europa e l'Italia. E a questo punto, per parlare di Europa e Italia, che è una sfida epocale, abbiamo chiamato i protagonisti. Protagonisti in che senso? Matteo Salvini, vice premier, ministro dell'Interno e leader della Lega, apre insieme al governatore Attilio Fontana e al governatore Massimiliano Fedriga, e chiude Beppe Sala, il sindaco di Milano, che parla dell'Europa e Milano, insieme a un 5 Stelle, che è Dario Violi. Chiuderanno la rassegna il 20 di novembre, quindi apertura il 19 di novembre alle 11.30, chiusura il 20 di novembre alle 18. Come vedete sono posizioni anche molto differenti, no? Politicamente. Poi abbiamo una serie di panel, di appuntamenti più tematici, perché pensiamo che oltre ai grandi argomenti politici ci debbano essere anche interventi più tematici su cose specifiche che però sono molto importanti. Per esempio in Parlamento in questo momento è in discussione la legge sulla riforma dell'acqua, è una cosa fondamentale, magari no? Non ce ne rendiamo conto, ogni volta che apriamo il rubinetto qualcuno prende quei soldi, che ci fa? Ecco, questa cosa qua è trattata in questa legge, ne parliamo con la relatrice di questa legge e le principali aziende del territorio. Poi abbiamo Enrico Letta, l'ex premier, che parla di un accordo internazionale. Poi abbiamo il ministro Stefani per parlare di autonomia, diritti, sviluppo, welfare, casa e benessere. Quindi abbiamo il ministro dell'autonomia Erika Stefani, il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, un certo assessore Bolognini, che è vero, anche questo è importante, devo dire. Esatto, il 19 novembre alle 16.30, quindi ci sarai tu insieme a Stefano Bruno Galli, poi al presidente di Aller Milano Angelo Sala e a un consigliere di opposizione Carmela Rotta e al sindacalista Rosati. Modererà alle 18, che è l'ultimo appuntamento del primo giorno, dopo c'è un bel aperitivo per tutti, così come c'è il pranzo, c'è un bel panel sui trasporti, che sono molto caldi in questo momento, quindi con il sottosegretario Massimo Garavaglia, il ministro Toninelli, l'assessore trasporti Claudia Terzi, il vicepresidente Adesso Lombarda, Peppe Bonomi, Angelo Costa e Andrea Cipelli. Insomma, andiamo un bel panel anche sui trasporti. Il giorno dopo si parte con un appuntamento sull'innovazione alle 10, settembre alle 10 con Dario Galli, il sottosegretario. Poi vado veloce, ci sarà un appuntamento con le grandi aziende che fanno muovere questo paese, nel senso di energia, di industria, eccetera, quindi A2A, NAM, Terna, con il sottosegretario del 5 Stelle Buffagni. E poi ci sarà una cosa caldissima, secondo me vi piacerà molto, perché questo è uno scontro vero, alle 16.30, quindi martedì alle 16.30 ci sarà la Sara Casanova, sindaco di Lodi. E sappiamo. Esattamente, che si confronterà con Pierfrancesco Maiorino, assessore Milano, ovviamente è su posizione. E sarà un super tema. Fabio, noi scappiamo qualche secondo in pubblicità, però rientro, ti tengo ancora qualche minuto perché voglio farti due domande proprio in merito agli argomenti che hai trattato tu adesso. Ci sentiamo fra qualche secondo. Pronto?
Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Dividi dobidi dab, bentornato! E tu chi sei? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. Ormai dovresti conoscermi, abito nella tua auto. Non dirmi che non te ne sei mai accorto. E sì che ne faccio di cose. Ah, sì? Ti faccio ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto e tanti contenuti extra. Mi ascolti? Vivi tutta la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Dividi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed eccoci ancora in diretta, qualche secondo con Fabio Massa, direttore di Affari Italiani Milano, la pagina di Milano di Affari Italiani, sempre molto interessante, 02 66 20 35 29 per chiamare da casa. Fabio, voglio farti due domande prima di lasciarti, perché poi hai mille impegni, insomma, durante la tua giornata. Allora, la prima è questa. L'Italia, l'Europa, anzi l'Europa, l'Italia, punti per una sfida epocale. Matteo Salvini, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, moderati da Mario Giordano, che è il direttore della Verità, il fondatore della Verità. Con loro si parlerà evidentemente anche di autonomia, che è un percorso, lo sapevamo, molto lungo e che al momento non sembra, anzi no, non sembra, non ha ancora dato i frutti che i cittadini, che legittimamente un anno fa, il 22 ottobre, hanno votato il referendum, si aspettavano. Come vedi, diciamo, il ruolo della Lega all'interno del governo proprio rispetto al tema dell'autonomia e delle risposte che aspettano i territori? Perché al momento, lo dico io che sono amministratore regionale, purtroppo non abbiamo visto ancora nel concreto degli sviluppi. Allora, qua bisogna essere chiari. Prima dicevo che la Lega farà meglio se riuscirà a arginare il reddito di cittadinanza, che è una misura praticamente statalista. Questo lo sappiamo, lo sei tu, lo so io, lo sanno tutti quelli che abitano a nord e anche quelli che abitano a sud, paradossalmente. È chiaro che il modo migliore per arginarlo, la cosa qua, è far sì che ogni territorio possa gestire le sue prerogative, le sue priorità e le sue competenze. Su questo so che il ministro Stefani, che ripeto sarà con noi il 19 alle 16.30, quindi il ministro Stefani, ministro dell'autonomia, ci potrà dire che punto siamo. Matteo Salvini, e questa sarà la prima domanda che io farò a Matteo Salvini, nel senso che quando introdurrò la prima cosa che dirò è: a proposito, entro l'autunno, la fine dell'autunno si diceva che avremmo fatto un passo avanti sull'autonomia, a che punto siamo? Certo. Matteo Salvini ci ha messo la faccia, quindi a questo punto, visto che è persona che vuole mostrare di rispettare e le parole che dice e i fatti, a cui dobbiamo seguire i fatti, a questo punto aspettiamo che ci siano dei fatti. So che le botte di cronaca vanno avanti, quindi da questo punto di vista bene. Sicuramente comunque è una sfida importante l'autonomia, perché l'autonomia nei confronti del governo centrale dell'Italia vuol dire anche forse in maniera diversa rispetto all'Europa, perché se tutti hanno i loro diritti, anche l'Europa può concepire l'Italia in una maniera differente, non solamente quel paese che tradizionalmente con la libertà cristiana e poi ha buttato soldi così un po' a mani larghe, ma anche e soprattutto con un paese razionale che difende i propri cittadini, ma che li invita anche a darsi da fare. Fabio, abbiamo una telefonata da casa, la sentiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Allora, io vorrei dire una cosa per quanto riguarda l'informazione. Ha fatto bene Di Maio, come fa bene anche Salvini, a criticare l'informazione, perché in Italia non è per niente obiettiva. Abbiamo visto di chi sono in mano le lobby. E poi, volevo dire, anche che è scandaloso quello che stanno facendo e scrivendo i giornali, anche sulla Raggi, ma stanno cercando di mettere in discussione il patto di lealtà che c'è tra i 5 Stelle e la Lega. Ecco, bisogna cercare di continuare ad andare avanti, vi chiedo un vostro parere e poi se mi permette... Come no? Pronto? Prego. E appunto, anche sugli scandali giornalistici che continuano a effettuare, ma che nessuno contrasta, tipo la 7, Rai 1, Rai 2, e quando si metterà mano su Rai 1, sulla Rai,
per rendere un servizio libero e nello stesso tempo evitare tutto quel postificio che c'è. Ti ringrazio, ascolto per radio. Allora Fabio, tu che sei direttore di una pagina anche importante, come cosa rispondi a questa, diciamo, critica, a questa riflessione, insomma? Allora, è una critica che vale sicuramente, dopodiché io sono il primo a dire che l'informazione forte e libera è la migliore, perché l'informazione libera è un po' come, cioè, noi non siamo missionari, noi siamo gente che lavora come tutti quanti, quindi è chiaro che facciamo errori, quindi non voglio difendere la categoria in nessuna maniera. Mi viene da dire però, e questo sì, che sulla Raggi io non ho seguito molto quella discussione, perché io mi occupo della Lombardia, quindi non mi occupo, certo, di quella cosa là. Dopodiché devo dire che su Raggi come sono stati fatti grossi errori, ma sono stati fatti grossi errori anche precedentemente contro il governo Renzi, sono stati fatti grossi errori precedentemente contro il governo Berlusconi, quando c'era anche la Lega al governo, e sono stati fatti grossi errori addirittura prima, quando è stato fatto Mani Pulite, eccetera, eccetera, indietro. La verità è che la stampa in Italia, purtroppo, tradizionalmente è una stampa che non è perfettamente libera e quindi di volta in volta colpisce ora l'uno ora l'altro e chi viene colpito si imbrugna, e questa cosa qua non va bene. Per quanto riguarda invece la giusta osservazione dell'ascoltatore sulla Rai, bene, questo penso che sia una delle priorità che purtroppo la Lega e anche il 5 Stelle hanno un po' sottovalutato fino ad oggi. La Rai è una priorità, va riformata assolutamente, quindi io vorrei che su questo ci fosse uno scatto di operatività. Ecco, forse ho perso un po' troppo tempo. E non vorrei che la Rai venisse lottizzata, vorrei che venisse aperta. Ma però, certo. Perché non è possibile che in Rai si entri perché sei questo o sei quell'altro. Un problema che dovresti essere è un buon giornalista. Fine. Cioè, c'è un buon giornalista, è un buon giornalista, indipendente da tutto il resto. Invece lì sono tutte le correntine, e allora questo, e allora quello, e insomma, non è una cosa simpaticissima, se devo essere onesto, però va bene. Fabio, per non tenerti fino a mezzanotte, cosa che a me non dispiacerebbe, ti prego di rispondere velocemente alle prossime due telefonate, adesso che abbiamo rotto il ghiaccio, chiama come sempre tantissima gente, lascia te le risposte e poi torniamo al volo anche sul convegno di lunedì e poi ti saluto. Pronto, chi c'è da casa? Tocca a me? Prego. Buongiorno. Sono Maria da Torino. Prego. Ascolti, non ho potuto fare meno di ridere sotto i baffi, perché il convegno che si è appena tenuto a Palermo era dato come un buco nell'acqua, chi più ne ha più ne metta, e invece si è rivelato, non dico un successo, ma insomma i due maggiori contendenti della Libia che si scannavano fino a ieri, speriamo da oggi in poi, visto che si sono stati la mano un po' meno, e appunto è arrivato anche il grande Haftar e quindi un scacco matto ai vari giornali, cioè una cosa incredibile, e si è capito che Conte, come diceva Libero qualche tempo fa, non è un pirla. E poi mi sarei grata se mi dicesse, non mi fate stare col fiato sospeso, quella magnifica sinfonia da un'opera di Rossini, è andata in onda nel cambio di programma. Va bene, questa roba della sinfonia mi è stata arrivata con un messaggio, poi chiederò alla regia qual è, prendiamo un'altra telefonata e poi commenta Fabio Massa, anche se appunto il tema è più lombardo, più milanese che non magari nazionale. Prego. Pronto? Pronto. Sono Antonio da Milano. Prima si parlava di Olimpiadi, sì? Vorrei segnalare che Milano ha delle ottime risorse per le Olimpiadi, ovvero che ci sono le risorse boldriniane che ormai si sono spostate dai bar e posti simili, stanno facendo diventare Milano uguale Napoli per i parcheggi. Ieri ce n'erano ben 5 di risorse boldriniane, belli, alti, robusti, eccetera eccetera eccetera, al parcheggio di Mario Pagano, che già gli automobilisti pagano abbastanza caro il parcheggio. Bene, questi signori non lasciavano andare via nessuno che prima non prendevano la mancetta, ovvero Milano è arrivato a livello di Napoli, ma il capo della polizia, il capo dei vigili, dove sono? L'assessore alla sicurezza dove abita? Beh, in questo momento è in Israele il capo della polizia, come leggiamo della polizia locale, come leggiamo dei giornali. Fabio, a te il commento di queste telefonate, e se posso magari soprattutto rispetto a una città che in effetti ha, diciamo, marce di velocità diverse.
Ma allora, sicuramente c'è da dirsi che questa città, Milano, è una città che vive differentemente il centro e la periferia, però anche il centro, non è che è tutto quanto rose e fiori. Purtroppo questi sono errori stratificati nel tempo, non sono errori che riguardano solo nell'oggi. Però facciamo un esempio: la stazione centrale, mica potremmo dire che è una zona periferica, la stazione centrale, certo, va a 10 minuti a piedi dal centro praticamente. E comunque no, è la porta della città e non va bene così com'è. Però questa è una critica e alla persona della sicurezza e al ministro dell'interno, perché così bisogna dirselo. Io mi aspetto che Salvini tiri fuori un bel qualcosa, non so bene che cosa, a livello normativo, e dica lì non va più bene così, e butti dentro 100 soldati o 100 carabinieri, che no, 100 carabinieri, che soldati non sono suoi, 100 carabinieri, e dica quella roba lì deve rimettere, se deve rimettere in sicurezza. Sarebbe un bello schiaffo per quelli che pensano che invece lì si possa fare quel cavolo che si vuole. Esattamente come il boschetto dell'eroina Rovoredo, uguale discorso. Quindi sulla sicurezza della città io vedo tantissimo da fare, tantissimo. Per quanto riguarda i parcheggiatori, beh, insomma, per un po' non li abbiamo visti e ci tornano pure questi, e siamo proprio diciamo così alla frutta quella vera. Bisogna fare uno scatto di dignità e di efficacia amministrativa su queste robe qua. Io so che la regione sta agendo sulle case popolari per cercare di riqualificarle, eccetera eccetera eccetera, questo lo dico io, così non lo devi dire te. Sta facendo delle operazioni da questo punto di vista per cercare di migliorare il tutto, però, e so che lo fa anche in concerto col comune, perché giustamente tutti quanti sono amministratori, però ci vuole uno scatto in più, perché comunque Milano è la città più avanzata, ma può essere ancora più avanti, e le Olimpiadi possono contribuire a farla questa cosa. Del resto, provate a pensarci, se una città come Milano ha una FIL, che sta manco per una montagna che sta in pianura, per fare questa cosa addirittura il CIO vuole dargliela, beh, evidentemente vuol dire che ha dentro tantissime risorse, e queste risorse vanno valorizzate. Milano per il resto poi va anche da sola, però se la si spinge va anche più forte. Allora Fabio, abbiamo altre telefonate, ma ti lascio poi andare, che ho abusato del tuo tempo, però dacci allora uno spunto. E tra l'altro, sulla pagina di Radio Padania su Facebook, sul gruppo Stefano Bolognini Regione Lombardia, sulla mia pagina sto pubblicando il programma con link di questo convegno, di questi due giorni, persone che hanno qualcosa da dire all'Italia e soprattutto al nord, mettendo in particolare il programma del convegno di lunedì mattina, lo ripeto, 19 novembre alle 11:30, centro congressi delle stelline, con Matteo Salvini, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana, che per un leghista, faccio anche un salto ma non parlo, oggettivamente è il paradiso terrestre, insomma, quindi non ci sono scuse. E poi interrogato da Mario Giordano, io prima ho anche punzecchiato un po' Fabio Massa proprio sull'attualità e sugli avanzamenti della riforma, della concessione, dell'autonomia alle regioni, dove sicuramente si va avanti, ma insomma è un percorso molto 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 lungo, e questo lo sapevamo, forse non pensavamo così lungo. Ecco, quindi chiedo a te Fabio una riflessione, un motivo per venire, come mai anziché dedicarti alla tua pagina per due giorni sei lì a smazzarti ospiti, Beppe Sala, Violi, Toninelli, e perché hai impiegato due mesi per organizzarlo quando potevi andare la domenica a pescare? Hai ragione anche te, mi lo chiedo anche delle volte, no, a parte scherzi, perché è importante, perché una cosa del genere non esisteva. Adesso esiste, cioè se uno vuol venire, passarsi qualche ora per capire come sta andando l'Italia, come sta andando Milano, la Lombardia e il Nord, senza avere per forza una connotazione politica, quindi senza, uno può anche dire io sono della Lega, bene, vengo a sentire Salvini perché sono della Lega, o uno può anche dire io non sono della Lega, non sono di niente, però voglio sapere che cavolo succede. Bene, lì c'è un luogo dove succede, tutti passano, tutti quelli che hanno qualcosa da dire passano, dicono cose che probabilmente sono interessanti, cioè ci sono dei contenuti che sono interessanti, interessano le periferie, e la riforma della casa verrai alle 4:30, interessa l'Europa verrai alle 11:30 con Matteo Salvini, poi se ti fermi a pranzo noi siamo pure contenti perché lo offriamo. Ti piace sentire, vuoi sentire il sindaco che parla con 5 Stelle, vieni martedì alle 18 e poi ti fermi a partire l'aperitivo. Cioè noi siamo, perché è importante che la gente possa discutere, se no parliamo sempre della qualità dell'informazione, e allora perché l'ho fatto? Perché penso e credo nella qualità dell'informazione. E allora non avete scuse per mancare, trovate sul sito internet, che adesso vi dico, www.idni2018.it, il programma completo,
ma poi da oggi comincia a girare anche sui canali, diciamo, ufficiali della Lega, nostri, eccetera, e quindi non avete scuse per mancare a questo bel appuntamento. Grazie mille Fabio, buona giornata, buon lavoro, e andate su Affari Italiani Milano, c'è anche questo tema delle mense di Milano Ristorazione, questo tramezzino un po' parecchio scadente che è stato dato l'altro giorno ai bimbi milanesi, che sta facendo parlare tutto il paese. Penso che valga la pena oggi dare un'occhiata alla tua pagina. Grazie Fabio. Grazie a te, ciao. Grazie mille. Io immaginavo, o forse non potevo immaginare, che avere Fabio Massa, che è un amico ospite, potesse sollevare tanta attenzione, tanto interesse, tanti temi da parte vostra, ma ne sono assolutamente contento. E adesso ricevo io le prossime due telefonate. Pronto? 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 Sono Giorgio da Ravenna. Prego. Allora, intanto io devo dire che noi abbiamo votato per Salvini come famiglia e siamo molto contenti del lavoro che sta facendo e che farà. Bene. Siamo molto contenti, nonostante l'alleanza, le contraddizioni che abbiamo con 5 Stelle, Salvini sta lavorando e tutta la Lega, tutti gli esponenti della Lega stanno lavorando molto bene e noi siamo contenti. E poi volevo dire, noi quindi deve andare avanti con le ruspe, capito? Devono tutti gli edifici occupati abusivamente, ruspe, fuori perché vogliamo la legalità. E poi volevo dire, noi avremo pur diritto, e siamo un partito di governo, ad avere una nostra televisione, un canale nostro dove parlano i nostri esponenti, o siamo condannati a vita a ascoltare sempre quella gente lì della sinistra che non vogliamo più? Arrivederci, grazie e tanti auguri. Grazie mille. Io penso che la Lega non debba avere una televisione colonizzata, lottizzata, ma penso che la Lega, come tutti gli altri partiti, debbano avere un'informazione obiettiva, trasparente, che dia il giusto spazio ai temi, alle persone, agli argomenti politici, e quindi che non faccia una guerra senza confine alle azioni di governo che, come lei ci testimonia, stanno raggiungendo nel paese un altissimo indice di gradimento, un'altissima percentuale di gradimento tra la gente normale, e che invece viene osteggiata proprio dai mezzi di informazione e, cosa secondo me abbastanza grave, in particolare dall'informazione della TV di Stato, della TV pubblica. Pronto? Sì, mi sente? Prego. Sì, Gino da Roma. Mi riferisco sempre al problema dell'informazione. Sì. E per fortuna mi pare che in quest'ultimo periodo si può riguardare il TG1 e il TG2 che sono cambiati direttori, per sì. Fortuna. Altrimenti fino a poco tempo fa mi rimaneva solo di ascoltare Radio Padania e la mattina Canale Italia dalle 6 alle 9. Ora, a prescindere da questo, da queste considerazioni, quello che l'informazione, quello che mi ha lasciato, diciamo, un po' mi ha fatto ridere, un po' però, dico, guarda, è veramente, veramente assurdo. Mi riferisco alla trasmissione non di Floris, non di questa settimana, non di ieri, ma l'altra settimana passata, dove nel suo talk show era presente l'unipresente Giannini, giornalista di Repubblica, sì. Il quale sulla prescrizione, si parlava di prescrizione, lui ha portato due esempi citando Andreotti, ne ha fruito, e anche Berlusconi ne ha fruito. Ora, tra gli invitati c'era anche il direttore del giornale, il quale è intervenuto. Io non è che ho simpatia tanto per il giornale o per il direttore, però è intervenuto e mi ha detto: ma guarda che ti stai dimenticando di De Benedetti, che anche De Benedetti ha avuto la prescrizione. Ecco, questo la dice tutta sull'informazione di sinistra. Grazie, volevo un commento, grazie. Grazie mille, credo che sulla prescrizione ci si debba interrogare molto. Tra l'altro c'è un altissimo numero di processi che cadono in prescrizione prima ancora del primo grado di giudizio, sono oltre il 60-70% dei casi. Da lì ad allungare sine die la possibilità di una persona di essere o condannata o dichiarata innocente, penso che sia un passo
un po' troppo lungo, ma su questo insomma stiamo discutendo all'interno del governo per trovare la migliore soluzione. È chiaro che così come oggi la giustizia nel nostro paese non funziona, e sicuramente qualche correttivo dovremo trovarlo. Pronto? Pronto? Pronto, prego. Sì, buongiorno, sono Giulia. Prego. Ecco, io mi sto chiedendo dove andremo a finire con i magistrati che non hanno più il senso del buon padre di famiglia. Ora, questi magistrati che a un certo punto assolvono i centri sociali, possono sputare in faccia i poliziotti, i nigeriani che stuprano, ammazzano, fanno a pezzi le ragazze, non è omicidio. Bisogna trovare il sistema di votare per eleggere questa gente, perché sono dei partiti, non so dove si va a finire con questa gente. Ma è una cosa inaudita, noi italiani ci massacrano per ogni minima cosa, perché certo, sanno che magari con i sacrifici ci siamo comprati una casa, possono introitare certi avvocati eccetera soldi, perché alla fine io la penso così. Io dico, ma dove andiamo a finire? Ma il buon senso di un padre di famiglia, questa gente non si rendono conto di quello che fanno, di che cosa a un certo punto, che cosa creano, problemi enormi. Abbiamo la mafia nigeriana, ci siamo tirati in casa anche quella, lo schifo, e questa gente non sono omicidi, possono fare di tutto, o che hanno paura, forse hanno paura degli extracomunitari, non lo so. Sta di fatto che gli italiani sono disgustati di questa magistratura. Vi ringrazio, buona giornata. Io mi sento di condividere quello che lei ha detto, cioè che gli italiani sono molto disgustati, sono delusi un po' da una magistratura che, diciamo così, rispetto al buon senso comune, tante volte non sembra dare le risposte in termini di giustizia che appunto il buon senso comune si aspetterebbe. Su questo la Lega, il sottosegretario Jacopo Morone si stanno molto impegnando per cercare di riformarla, e spero che in questa legislatura, che è ancora all'inizio, ricordiamolo, si possano trovare davvero i correttivi migliori perché la giustizia possa funzionare meglio, anche in particolare rispetto a certi reati di extracomunitari che lei richiamava, perché molte volte vediamo anche il caso della povera Desiree la piega, l'indirizzo che sta prendendo la giustizia non sembra quello che soddisfa un po', non siamo dei forcaioli, voglio dire, però il sentimento e le aspettative delle persone, un fatto così grave, uno stupro di gruppo, mi sembra che si vada verso così una via di pene più lievi rispetto a quello che noi ci immaginavamo. Il brano, perché me l'avete chiesto, via messaggio e poi anche via telefonata, era La Gazzaladra di Gioachino Rossini. Non mi chiedete qual è l'aria di questa bella opera, però l'opera che, da cui viene tratta la sigla, quest'aria che ha introdotto la mia trasmissione, è La Gazzaladra di Gioachino Rossini. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno, sono Giancarlo. Prego. Io volevo dire una cosa, ma si parlate del pubblico di Chidori. Sì. Volevo dire un'altra cosa, ma tutte le case pubbliche che abbiamo qui entrano nel modello ISI, o tutto gratis anche loro, non pagano niente, non hanno pagato niente, cascano e dobbiamo anche di costruire. Ti saluto. Grazie. Guardate, il tema del sindaco di Lodi è secondo me emblematico. Ci sono molti paesi esteri, pensiamo all'Egitto per esempio, dove non esiste il catasto e dove fare accertamenti fiscali è praticamente impossibile. È chiaro che se non c'è il catasto, chi mi dice se hai delle case o delle piramidi? Diventa molto, molto, molto difficile. E la Lega per prima, Matteo Salvini in particolare, anche con la circolare sugli sgomberi, chiede di fare un po' di ordine, un po' di chiarezza, ma soprattutto un po' di giustizia su queste situazioni. Nessuno vuole colpire chi ha i diritti, soprattutto se rispetta le regole, quindi davvero ha dei diritti, però, scusatemi, non possiamo continuare a far finta di non vedere che un sacco di persone, soprattutto straniere, ci sono anche gli italiani, ma soprattutto straniere, hanno un meccanismo, hanno una modalità assolutamente elusiva, opaca, se non addirittura di completa evasione rispetto alla propria situazione reddituale, rispetto alla propria situazione patrimoniale. E siccome questo in molti casi porta queste persone ad avanzare delle richieste o dei diritti che però non dovrebbero avere, pensiamo alle mense, lei citava le case popolari, bene ha fatto il sindaco di Lodi a impuntarsi, bene fanno tanti nostri amministratori a impuntarsi e a dire basta, bene fa il ministro Salvini con la circolare rispetto agli sgomberi delle case popolari a chiedere maggiori controlli e accertamenti fiscali soprattutto agli stranieri per vedere se hanno dei redditi a casa loro.
se ce li hanno vanno in fondo alla graduatoria, se non ce li hanno e sono regolari potranno essere occupati, ma non dovranno più, e noi non è facile, è veramente una cosa molto molto complicata, molto molto lunga. Immaginate fare degli accertamenti fiscali su una famiglia, non è una cosa che si fa in un giorno, soprattutto se a livello internazionale, ma è un principio importante. Da oggi in Italia speriamo che chi è straniero non verrà più dicendo che non ha nulla e poi magari a casa sua ha dei redditi o delle case. Pronto? Sì, Stefano, ciao, sono Marco da Milano. Prego. Sì, aspetta, spera che vengano qui e ti dicano che non hanno nulla. Comunque... Beh, adesso inizia qualche accertamento anche a livello internazionale, quindi insomma. Volevo proprio parlare sul fatto degli sgomberi. Mi dispiace di aver preso tardi, essere riuscito a prendere la linea tardi, no? Perché sulla questione ad esempio di ieri dello sgombero della, come no? Del Baobab lì di Roma, no? Sì. A noi, io dico, lo lancio come input, piacerebbe sapere, perché quello là nelle sue bestialità lì, il responsabile del Baobab, uh-huh, il responsabile tra virgolette, no? Uh-huh. Ha detto una cosa che ha un senso, no? Dice, avremo della gente per strada. Io dico, no, in base a questa constatazione, mi piacerebbe sapere appunto poi che questi qua vengono presi, no, gli occupanti del Baobab, impacchettati, no, e tenuti lì e piano piano rimpatriati. Anche, cioè, proprio anche sulla questione rimpatri, no, ci piacerebbe che ci venisse comunicato i rimpatri, quando vengono fatti, come vengono fatti e se vengono fatti, soprattutto. Questo è, secondo me, importante, perché dire che hanno sgomberato il Baobab e viva e viva e viva, va bene, va benissimo, perché infatti una roba del genere fa solo più che ribrezzo, no? Sostanzialmente sapere un degrado simile proprio in un centro a Roma, no? Però anche il come va a finire, cioè sostanzialmente se questi qua vengono presi, impacchettati, messi lì fino a che trovano cominciano appunto a gruppi di 2, di 3, di 10, di quanti sono, e vengono riportati al mittente, no? Da dove devono esattamente finire. Allora, se si va sul sito del Ministero dell'Interno, c'è una parte che si chiama Cruscotti Immigrazione, cercatela e ritrovate in maniera puntuale, aggiornata giorno per giorno, il numero degli arrivi, il numero degli sbarchi, che sono ridotti dell'80% rispetto all'anno scorso grazie al ministro Salvini, e poi trovate anche il numero dei rimpatri, il numero delle espulsioni in maniera puntuale. Da questo punto di vista c'è una ripresa rispetto agli anni scorsi, non fortissima, ma c'è un segno più, quindi si fanno più espulsioni, sono più veloci, su questo dobbiamo ancora lavorare tanto. Sugli sbarchi, grazie al ministro Salvini, sono scesi l'80% da oltre 100.000 a 20.000, non saranno pochissimi, però insomma c'è una fortissima inversione di tendenza, grazie anche all'azione che Matteo Salvini e il governo stanno facendo a livello internazionale. Sul Baobab penso che ci sia un principio sacrosanto che oggi Libero mette bene in prima pagina, Salvini si offre spazzini di Roma, cioè che passa un principio che aumentando e accelerando le espulsioni comunque si vanno a intervenire in situazioni di zone franche dove queste persone arrivano, occupano, spacciano, ne fanno di ogni senza alcun tipo di controllo. Ecco, magari a una non si faranno tutte nello stesso giorno, non scompariranno tutte entro domani dall'Italia, ma queste situazioni di completa illegalità che molte volte sono occupate e ostaggio di extracomunitari, spesso clandestini, nel nostro paese non sono più tollerate, e piano piano, magari non tutte, ma tante le sgombereremo, le elimineremo e le demoliremo. Grazie a tutti, ci sentiamo settimana prossima, sono in mega ritardo, ciao! Avete ascoltato Sulla Notizia.